Una delle prime cose che sappiamo delle comunità cristiane è che si radunavano per celebrare Cristo risorto. La liturgia deve dire in maniera semplice qualcosa di importante. La liturgia era poco compresa, un po' per la lingua, che il sacerdote celebrava il mistero e i fedeli pregavano con preghiere proprie. Nella liturgia tutti noi credenti facciamo esperienza del mistero pasquale di Cristo in tutta la sua interezza. Per cui davvero la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e poi anche la fonte da cui nasce tutta la virtù che la Chiesa riceve da Gesù Cristo. Quando è stata proclamata il 4 dicembre 1963, davvero Paolo VI esplose di gioia. Perché davvero questa prima grande costituzione metteva Dio al primo posto, la preghiera liturgica al primo posto. La liturgia è la prima fonte divina a cui noi ci comunichiamo. Ogni domenica la liturgia è la prima scuola della vita spirituale, per cui diceva Paolo VI, davvero invitando il mondo affinché ogni volta, ogni domenica, la nostra lode a Dio si sciolga in preghiera in tutte le lingue. È importante questo meraviglioso documento, perché a grandi linee ci riporta innanzitutto a rivalutare la scrittura. Il documento sulla liturgia dice che la scrittura è davvero al primo posto. Avere una viva conoscenza e soave conoscenza della Sacra Scrittura porta a vivere meglio il rapporto liturgico, perché se la scrittura è la fonte, poi c'è la prassi liturgica della Chiesa dei Santi Padri, che diventa la regola della nostra riforma. Per cui la liturgia è culmine e fonte, direi, di tutta l'azione della Chiesa. Perché in questo modo il Concilio dice che lo scopo essenziale della Chiesa è di far partecipe del mistero pasquale tutti i credenti. Allora la messa che viene celebrata e anche i sacri riti vengono celebrati nella lingua, nella propria lingua, gli altari rivolti al popolo perché il sacerdote possa insieme a questo popolo celebrare, celebra tutto il popolo. E allora è importante che la liturgia diventi addirittura educazione allo spirito di preghiera, perché quando si dice che la liturgia è la fonte prima e indispensabile a cui i cristiani devono attingere, evidentemente si vuol dare loro la possibilità dell'intelligenza della rivelazione, e la Chiesa deve garantire a tutti i cristiani una vita liturgica autentica, una vera qualità di vita, perché ogni cristiano, dice il documento, possa esprimere nella vita quanto ha ricevuto nella fede. La liturgia cristiana, che non è una somma di emozioni di gruppo o di sentimenti personali, no, la liturgia, ci spiega il Concilio, è tempo e spazio perché ognuno di noi interiorizzi le parole di Cristo, il profumo di Cristo, i suoni, le immagini, i gesti, perché nella liturgia davvero ogni cosa è importante per dare lode a quel Dio che continuamente ci salva nella riattualizzazione del suo mistero pasquale. Siamo delle persone e come persone dobbiamo esprimere quello che viviamo, quello che sentiamo dentro. La liturgia è un modo di esprimere questo sentimento religioso nella sua espressione più semplice. Ecco perché la liturgia è anche la cosa più immediata che la Chiesa vive, che tutti vivono, per cui era urgente partire di qua per poi
partendo da questo, rivedere anche le cose importanti, si potrebbe dire quasi il cuore della fede cristiana. La liturgia, mentre ogni giorno edifica quelli che sono nella Chiesa per farne un tempio santo nel Signore, un'abitazione di Dio nello Spirito, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo, nello stesso tempo e in modo mirabile, fortifica le loro energie perché possano predicare il Cristo. Così, a coloro che sono fuori, essa mostra la Chiesa come vessillo innalzato di fronte alle nazioni, sotto il quale i figli di Dio dispersi possano raccogliersi, finché ci sia un solo ovile e un solo pastore. Essere Chiesa è essere popolo di Dio secondo il grande disegno dell'amore del Padre. Vuol dire essere il fermento di Dio in questa nostra umanità. Vuol dire annunciare e portare la salvezza di Dio in questo nostro mondo che spesso è smarrito, bisognoso di avere risposte che incoraggino, che diano speranza, che diano nuovo vigore del cammino. La Chiesa sia il luogo della misericordia e della speranza di Dio, dove ognuno possa sentirsi accolto, amato, perdonato, incoraggiato a vivere secondo la vita buona del Vangelo. E per sentirsi accolto, amato, perdonato, incoraggiato, la Chiesa deve essere con le porte aperte, perché tutti possano venire e noi dobbiamo uscire da quelle porte e annunziare il Vangelo. Ho tra le mani il documento e al primo capitolo c'è anche il fine. È ardente desiderio della Madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo cristiano ha diritto e dovere in forza del battesimo. C'è questa necessità, di partecipazione attiva, ieri come oggi. Tutta la ritualità che riguarda tutta la vita dell'uomo, pur essendo semplice, come abbiamo detto poco fa, richiede una partecipazione da parte nostra. È un po' come un dialogo si fa sempre in due, anche per vivere la ritualità ci deve essere un coinvolgimento. Allora, forse prima del concilio, chi è più avanti nell'età forse lo ricorderà, la liturgia era poco compresa, un po' per la lingua, perché si parlava un latino, o meglio, si pregava in un latino che forse pochi conoscevano, perché c'era un'alfabetizzazione diversa, perché erano tempi difficili anche da questo punto di vista, per cui pochi capivano quello che si diceva. Difatti molto spesso si creava il problema che il sacerdote celebrava il mistero e i fedeli pregavano con preghiere proprie. Capiamo bene come si crea il dialogo se due persone dicono cose diverse. La ritualità va vissuta in questo senso. Ecco perché il concilio richiede una partecipazione attiva, consapevole. Questo ci potrebbe far pensare anche ad alcune celebrazioni che viviamo oggi. Siamo a 50 anni dal Concilio. Adesso la messa si dice in italiano, già da tanti anni. Ma quante volte capita di non comprendere quello che si dice? O per disattenzione, perché forse non siamo pronti a questo dialogo, perché forse a questo dialogo non ci crediamo, o perché non siamo interessati ad entrare in questo dialogo. Per questo forse quello che dice il Concilio in questo passaggio è attualissimo, no? Si parla di una partecipazione attiva, piena, consapevole. E anche se oggi le condizioni sono migliorate, perché forse più gente parla il latino, ma la messa si dice in italiano e tutta la liturgia è in italiano, e forse può essere un anelito che ci riguarda. Certamente la scrittura è per
la parola di Dio e la Chiesa sta sotto la scrittura, obbedisce alla parola di Dio e non sta sopra la scrittura. E tuttavia la scrittura è scrittura soltanto perché c'è la Chiesa viva, il suo soggetto vivo. Senza il soggetto vivo della scrittura, della Chiesa, la scrittura è solo un libro e apre, si apre a diverse interpretazioni e non dà una ultima chiarezza. Cambia la liturgia, ma non cambia il contenuto. Gesù è sempre al centro. Gesù è sempre il centro. Forse potremmo dire che attraverso questo documento è ancora più sottolineato che Gesù è il centro. La liturgia ha anche un'essenzialità, perché deve dire qualcosa di importante in maniera semplice. Difatti quello che viviamo in ogni liturgia, che può essere dalla celebrazione eucaristica, alla confessione, ai sacramenti, al battesimo, sono azioni e espressioni molto semplici, se ci pensiamo, però nella semplicità dicono qualcosa di importante. Ecco perché i gesti sono semplici. Noi usiamo per la messa il pane e il vino, che sono elementi che sono su tutte le tavole di ogni famiglia, no? E attraverso questi elementi semplici che fanno parte dell'uomo, che ci parlano di lavoro, di quotidianità, di esperienza familiare, attraverso questi semplici elementi noi riceviamo la cosa più importante e più bella, che è Gesù, Lui in persona. Ecco perché la liturgia deve dire in maniera semplice qualcosa di importante.